ai posti, ai posti, che la serata è piena di eventi. Però vogliamo dare anche un affettuoso augurio, certo, al nostro, certo, Antonio. Grazie. Al quale daremo sicuramente il nostro sostegno e servizio. Annus horribilis, credo che la definizione sia adeguata, anche se per la verità mi secca un pochino ricorrere a un termine che, pur essendo latino, è stato reintrodotto in epoca recente dagli anglicani, perché commentando il dogma dell'infallibilità del Papa nel 1891, in una pubblicazione anglicana, diciamo, descrissero l'anno del, che era 1872-70, del dogma dell'infallibilità del Papa individualmente, non nel collegio dei cardinali, come annus horribilis, in contrapposizione con l'annus mirabilis. Ma credo che l'annus horribilis quest'anno ci stia tutto. Valerio Dorti è un avvocato, quindi mio collega, ricercatore all'Università Europea, alla Facoltà di Giurisprudenza, ha un curriculum di prim'ordine, laureatosi alla Università Guido Carli di Roma, ha poi conseguito un master all'University College di Londra. Grazie. Auguri. Grazie. Molto grazie. Bene, un applauso al nostro nuovo socio, rilevante futuro rotariano. Che dirvi, Paolo ha un curriculum imbarazzante, si denota una formazione bocconiana, perché lui in realtà è di formazione meneghina, ha studiato alla Bocconi e qui fa le cose per bene, ci ha mandato un curriculum che c'è una settimana, no, per tre ore per leggere. Sintetizzerò naturalmente, ovviamente è laureato con lode, università Bocconi in economia e commercio, partner dello studio di Tanno e Associati, è un fiscalista, si occupa di fiscalità delle operazioni di merger acquisition, operazioni di finanza strutturata e cose di questo tipo. Meglio nelle prossime comunicazioni, insomma, nelle prossime occasioni. Vi ringrazio tutti, in realtà è un grande piacere poter far parte di questa famiglia, si può dire. Sì, sì. E quindi grazie ancora e ci vediamo presto su questi schermi, nella prossima convivialità. Bene.
dei riconoscimenti a soci, componenti del consiglio. Cominciamo le consegne. Antonio Cuomo è a doti caratteriali che io non possiedo, è una persona estremamente equilibrata e positiva, io sono un po' più così, quindi è stato un arricchimento per me e te lo do veramente con grande piacere. Il compito peggiore che possa avere nel club è quello di amministrare. Ci ha dato prove di efficienza e di concretezza che ci hanno fatto arrossire quando raccontavo la storia del loro contributo alla donazione. Guarda, una cosa veramente d'un Rome consultor saguntum expugnatur. Sì. Con gratitudine, Mario Iurlo, veramente un... Azione interna, quindi era proprio l'uomo giusto al posto giusto. Meglio. Una parola di pacificazione. Meglio. 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 Roma. Olgiata. Meglio. Generale, chiamo Marco Schomer, che è stato congiuntamente indicato dal suo Rotaract e dal Rotary padrino. Marco è stato, come me, colpito da un'annata non facilissima, ne è venuto fuori brillantemente, ci ha addirittura ospitato in due conviviali, ha concluso molte attività di servizio, è stato presente sempre quando c'era bisogno di lui. Una parentesi inedita, che tu non sai nulla, vorrei un attimo accanto a me il consiglio direttivo di quest'anno, per favore. Vogliamo darle noi un riconoscimento e adesso passo la parola ad Alessandro. Il mio cuore d'oro di Scasazzi. Prego Alessandro. No, siccome tu pensi di essere la scampata che un anno passato su Zoom, quindi abbiamo parlato con Zurigo e ovviamente dopo Antonio continuerai tu. Questa, no, qui c'è l'attestato.
e lo testimonio. Era andata così bene. Questa c'è una creatura che incinta, non gli date cose. Quella mi viene legato alla scrivania ore ed ore, lei con la carica. Siccome diciamo è una, un riconoscimento che il nostro club, giustamente, siccome il presidente è il socio che si mette a maggior servizio in quell'anno, ma servizio con la S maiuscola, e abbiamo ritenuto, ovviamente il direttivo, ma in rappresentanza, come diceva Claudio, tutto il club, di anticipare qualcosa che di solito viene dato, diciamo, l'anno successivo. Però quindi Polaris Calori, immeritata, due zaffiri a Fabrizio e Bardelli, un ringraziamento di cuore ad un presidente che ha guidato il nostro club in un contesto che non poteva essere più complicato e incerto. Nel percorrere le lettere del proprio nome, la sintesi di questo anno sociale e dei valori del Rotary che Fabrizio rappresenta. Fellowship, appartenenza, bellezza in senso di persona. Questa l'accetto, questa l'accetto, questa mi piace di più. Rapporti interpersonali, integrità. Con Zoom è stato, sì, con la Z è stato difficile, poi è diventato naturale Zoom perché è stato l'anno di Zoom. Inclusione, opportunità. E per poter mettere la spilletta direi che Marco, assistente quest'anno, nonché confessiamo amico, e quindi complice, di fatto è un componente attivo del direttivo di quest'anno, e quindi...